In Brasile è in corso un colpo di Stato. Queste le parole di Dilma Rousseff dopo l'approvazione del processo di impeachment da parte dei senatori di Brasilia. La presidente brasiliana, che intende lottare con tutti i mezzi legali di cui dispone per esercitare il suo mandato fino alla fine, ha esortato i suoi sostenitori a restare uniti e a mobilitarsi in difesa della democrazia. Michel Temer, ex vice di Dilma, ha già assunto il potere e nominato un nuovo esecutivo. Indignazione in Sud America per la decisione del Senato brasiliano. Il presidente boliviano Evo Morales lo ha definito un golpe parlamentare, mentre il leader venezuelano Nicolás Maduro punta il dito contro gli Stati Uniti, il cui scopo, afferma, è quello di impedire che nell'America Latina continuino a esistere governi progressisti e rivoluzionari democraticamente eletti per proteggere i diritti fondamentali del popolo. Ma a Washington si dicono certi che il Brasile intraprenderà un cammino democratico. È operativo da ieri in Romania il sistema Aegis Ashore, il primo scudo antimissile americano in Europa. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg rassicura Mosca. Aegis Ashore non rappresenta una minaccia per la Federazione Russa. Mosca non se la beve e discute in Parlamento la possibilità di abbandonare il trattato sulle forze nucleari a medio raggio e il New START sulla riduzione delle armi nucleari, poiché, come afferma il senatore del Consiglio federale Franz Klintsevich, questo è solo l'inizio. Secondo Mosca, lo scudo antimissile Aegis Ashore è in grado di alloggiare sia missili intercettori che missili da crociera Tomahawk. Nel frattempo, in Polonia sono iniziati i lavori di costruzione di un altro sistema americano di difesa missilistica. Giovedì, le proteste contro la riforma del lavoro francese si sono trasformate in una battaglia tra i manifestanti e le forze dell'ordine, che in diverse città della Francia hanno disperso la folla con gas lacrimogeno e proiettili di gomma. Decine di migliaia di dimostranti hanno invaso le strade di Parigi, Marsiglia, Nantes, Rennes e Lille, mentre l'Assemblea nazionale respingeva la mozione di sfiducia contro il governo di Manuel Valls. L'iniziativa dell'opposizione francese ha ottenuto 246 voti dei 288 necessari per far cadere l'esecutivo. Podemos e l'estrema sinistra di Izquierda Unida si alleano per presentarsi insieme alle elezioni del prossimo 26 giugno in Spagna. Lunedì 9 maggio le due formazioni hanno firmato un preaccordo elettorale che hanno sottoposto il 10 e l'11 maggio al voto dei militanti e dei simpatizzanti. Dei quasi 145.000 partecipanti alla consultazione organizzata da Podemos sul suo sito, il 98% si è detto favorevole all'intesa elettorale. Per i due leader, Pablo Iglesias e Alberto Garzón, l'obiettivo dell'alleanza è di salvare il paese a favore della classe popolare e vincere le elezioni. In base all'intesa costituita da 5 punti, il leader di Podemos, Pablo Iglesias, sarà capolista a Madrid, mentre il leader di Izquierda Unida, Alberto Garzón, sarà il numero 5 della lista. L'accordo prevede che Izquierda Unida ottenga un seggio ogni 6 conquistati da Podemos. Insieme, Podemos e Izquierda Unida possono puntare a ottenere 58 deputati. Podemos da sola, a dicembre, aveva ottenuto 44 seggi. Mustafa Badreddini, uno dei capi militari di Hezbollah, è stato ucciso in Siria durante un raid dell'aviazione israeliana. La stampa di Gerusalemme comunica che il bombardamento aereo è stato condotto all'inizio di questa settimana nei pressi dell'aeroporto di Damasco. Il movimento libanese Hezbollah affianca le truppe governative siriane nella lotta contro Daesh.
Damasco considera i raid di Israele un'invasione del territorio siriano.